Allora, qualcuno mi ha detto che il viola è tra i tuoi colori preferiti. Spero di non aver sbagliato. T'hanno mentito. Mi hanno mentito. E qual è il tuo colore preferito? Direi il rosa, Il rosa. soltanto che è difficile, un colore Non c'erano difficile. i LED Non rosa, c'erano i dici, LED, quindi non mi hanno c'erano. messo il Quindi sono viola. accontentata di questo viola. Va bene. Allora, sono molto felice di truccarmi insieme a te. E un Anch'io. po' sotto pressione perché ovviamente tu sei una makeup artist, quindi sarai bravissima, ma mi darai dei consigli per Assolutamente sì. realizzare un bel makeup. Assolutamente. Ok, allora io direi di iniziare. Passiamo direttamente Vogliamo parlare del al... look che sarà? Che Sì, vuoi dici? introdurlo un pochino tu? Ok, allora faremo un reverse cat eye, che penso ti stia molto bene. Praticamente andiamo ad accentuare la parte inferiore dell'occhio con una sorta di eyeliner sfumato, molto easy. Lo facciamo sui toni di questo colore, disponibile. Abbiamo le penne di questo Prendiamo le colore, penne le di questo matite, colore. E quindi iniziamo, ok. Iniziamo, iniziamo. però iniziamo dalla base. Esatto, iniziamo con la preparazione della pelle. Abbiamo già fatto comunque la skin care. Esatto, io utilizzo una crema come primer. Ok, Tu utilizzi un io altro. uso questo qua invece per una base comunque luminosa, però tu preferisci le basi matte? No, mi piacciono molto le luminose. Mi piacciono le basi luminose. Ma se devo mettere il glow sul viso, preferisco che sia dato da una crema, un primer e non dai glitter, magari presenti su alcuni primer. Ma questa passione per il make-up com'è che è nata? In realtà è una questione un po' particolare. Io ho sempre raccimolato trucchi, presente quelli delle uova di Pasqua, cose del genere. Quindi proprio dei bei trucchi. Altissima qualità, proprio super. Soltanto che avevo l'assoluto divieto di truccarmi, cioè non potevo. Quindi lo Come? facevo di nascosto. E le uniche possibilità che c'erano era tipo Halloween, cose del genere, in cui tutti facevano trucchi horror e io potendo per la prima volta facevo trucco glam. Ma perché eri piccolina non potevi Ma truccarti? anche a 13-14 anni. Ho iniziato già da piccolina, 7 anni, così sempre in fissa. È sempre stato dentro di me. Poi non sono cresciuta con entrambi i genitori, quindi non sapevo da parte di mamma che effettivamente mia nonna tedesca vinse tipo una miss, era una miss di qualcosa e lei è sempre stata affascinata da questo mondo. L'ho scoperto solo poi crescendo che in realtà ce l'avevo nel Pensa. sangue. Cioè io riuscivo a mettermi mascara senza guardarmi allo specchio, senza... ce l'avevo proprio dentro e quindi prima o poi è sfociata. Quindi pensi anche che un pochino nasci con essere proprio un pochino più portato per il Sì, make-up? diciamo che ce l'ho sempre avuto dentro, l'ho poi scoperto dopo. Sicuramente non pensavo che sarei mai andata a fare la makeup artist. Questo proprio era un assoluto no. Cioè, il makeup può essere un hobby, ma non un lavoro, cioè non una cosa professionale. Diciamo che venivo da un mondo in cui l'ingegnere è qualcuno, l'avvocato è qualcuno, il medico è Ah, qualcuno. ok, quindi sei proprio cresciuta con lo stereotipo un pochino che il Esatto. makeup artist fosse più un divertimento che anche un lavoro Esatto, effettivo. proprio questo. Difatti, io mi sono approcciata alla questione social del make-up poco dopo la quarantena, quando durante la quarantena per la prima volta non sono entrata a medicina, perché il mio obiettivo era quello. Ho iniziato in contemporanea, adesso passiamo al fondotinta se... Vai, vai, io stavo già un pochino sperimentando il colore perché poi con l'abbronzatura non capisco Anche mai qual è quello più queste luci. adatto, esatto. E Dicevi? in contemporanea diciamo, aperto i social perché prima non potevo averne. Sono andata via di casa e mi sono aperta una pagina. Avevo iniziato anche la terapia perché non stavo bene e ho iniziato a curarmi con uno psichiatra, insomma, Ma questo quando, giusto per dare ho un'area iniziato temporale. nel 2021, 2 anni fa. Due Ah, ok, anni quindi fa. dopo comunque Covid Esatto. La e tutto. quarantena l'ho passata a casa. E allora poi ho iniziato ad avere un po' di seguito, persone che ci tenevano. È iniziato ad essere veramente un lavoro. Tanto che quando ridiedi l'esame di medicina, insomma, riprovai, sono entrata e ho rifiutato Questo me l'avevi raccontato, mi ricordo che sono rimasta scioccata perché insomma non penso sia una cosa
proprio no, scontata. Anche perché io vedevo la mia vita solo da medico, cioè mi sentivo un fallimento a non essere entrata, a non avercela fatta. Poi questa cosa mi è stata fatta abbastanza pesare, quindi io ho visto proprio come un fallimento, cioè non ero nessuno, non sarei mai potuta realizzarmi se non avessi fatto il medico. E quindi niente, i social, le persone che mi hanno seguito, le persone che mi hanno supportata mi hanno dato questa opportunità. E nel frattempo, l'estate scorsa, conosco mia mamma, perché prima non la conoscevo, cioè ci sono cresciuta fino ai 7 anni, ma non è che avessi grandi ricordi, ecco. Ma e per quanto riguarda invece tutta la parte dei social, tu hai iniziato sperando comunque di avere un seguito? No, o assolutamente perché volevi? Assolutamente no. Esatto, ho fatto una pagina da zero, perché ho detto voglio raccontare le mie giornate così a caso, senza il giudizio delle persone del paesello da cui provengo, queste certo, cose così, no? Io uguale, ho proprio deciso di aprire i miei social perché volevo capire un pochino quale fosse il pensiero su tante cose fuori dalla mia solita cerchia di amici, di compaesani e tutto, perché insomma se vivi sempre in una certa realtà poi è normale che vuoi un attimino uscire, sei curiosa di scoprire anche cosa c'è fuori. E i social allora ci hanno aiutato entrambe a capire che c'è qualcos'altro oltre a quello che ma proprio l'altra sempre. Mentalità, mm-hmm. L'altro approccio alle cose. Per esempio mi sono ammalata e ho iniziato a parlarne sui social, che non l'avrei mai fatto su un profilo personale. E cosa vi ha spinto a parlarne? In realtà sto facendo uno dei miei make-up tutorial e diciamo delle ragazze hanno iniziato a fare dei commenti poco divertenti, perché uno dei primi effetti collaterali di assumere i farmaci che prendevo era il tremore delle mani. Tremavo tantissimo. Allora, battute del tipo c'è cioè, il Parkinson, cose del genere. Io mi chiedo come possono essere delle battute, perché insomma... Sì, infatti, cioè, io comunque facevo vedere che riuscivo a fare l'eyeliner, eccetera, nonostante il tremore. E allora ne ho parlato. Prima ne ho parlato col mio psichiatra e lui mi ha detto potresti fare tante informazioni in realtà parlandone ai giovani. E da lì ho iniziato a dire, ho preso proprio il commento, ho risposto e ho detto io mi sto curando, sto prendendo dei farmaci, questo è il motivo per cui tremo. E da lì le persone hanno iniziato a capire, soprattutto io ho iniziato a capire che ci sono tante persone che vivono questo e soffrono lo stesso di quello che passavo io, e fino a quel momento mi sentivo l'unica al mondo. Certo, perché poi quando ti cambia anche così radicalmente la vita, penso dici proprio, caspita, ma solamente io ci sto così tanto male, solamente io devo affrontare tutto questo, esatto. C'è qualcuno che può aiutarmi. Penso che sia stato proprio questo il motivo assolutamente per cui hai iniziato per cercare di aiutare le altre magari, persone. Esatto. Ho iniziato a ricevere commenti tipo per fortuna c'è qualcuno che ne parla, sembra un tabù, cioè, io non sapevo dell'esistenza di questo mondo. Io ho aspettato 6 anni una diagnosi e quindi finalmente potermi curare, cioè per me è stato una rinascita e volevo rendere le persone partecipi perché secondo me potevo fare del buono. Cioè c'era qualcuno che aveva bisogno di una spinta per dire sì, anch'io posso andare in terapia, anch'io posso farmi aiutare e tutto il resto. Quindi sì, poi c'è stato l'effetto collaterale più evidente, che è stato l'aumento di peso, che è quello che poi ha fatto chiacchierare le persone, diciamo così, no? Oddio, quanto mangi per essere così, oddio, ma sei ingrassato, oddio, e allora ho iniziato a parlare anche di questo. E ho aperto un argomento di cui prima non si era mai parlato. Io specifico sempre che non tutti i psicofarmaci facciano ingrassare, però ci sono casi in cui succede, certo. E succede in una maniera così violenta che... Dici velocemente, in poco tempo? Io in una settimana, io ho iniziato i farmaci, in contemporanea al miglioramento, quindi ci vuole un mesetto più o meno con gli psicofarmaci, non mi si allacciavano più i pantaloni, poi non mi entrava più la maglietta, poi io principalmente dormivo perché era un altro effetto collaterale, io dormivo 20 ore, stanca. 20 ore su 24. Quando ero sveglio facevo i miei video e quindi da video a video, cioè proprio vedi la differenza del mio viso gonfiarsi. E questo ha unito tante persone, poi ovviamente ha fatto anche chiacchierare, perché no, tu assolutamente non lo devi dire, perché sennò le persone non li prendono. Io dico sempre, va fatto con la testa. Cioè se io l'avessi saputo, magari avrei provato a optare per un altro farmaco, eccetera. Cioè era proprio scritto sul mio foglietto illustrativo. Okay. Ma stando così male, quando il dottore mi ha dato, guarda, questo per quello che hai, secondo me è la soluzione migliore, cioè io avrei messo la firma ovunque. Certo, tu non eri psicologicamente pronta quindi anche a questa... No, assolutamente, cioè, cosa.
non te lo puoi immaginare che è svegliarsi e essere un'altra persona. Cioè, svegliarsi e essere su un corpo che non è tuo. I vestiti nell'armadio non sono più i tuoi. Cioè, non c'hai più un'identità, perché va bene che è solo l'aspetto fisico, però così vicino, così da un momento all'altro. Proprio. Poi senza saperlo, ovviamente, ma... Io non lo sapevo. Mm-hmm. E tutto questo avvenimento tu l'hai mostrato molto in maniera positiva, lanciando comunque dei bei messaggi. Esatto, lo faccio comunque per salvarmi la vita. Lo faccio nonostante tutto, perché non volevo dire sì, prendete psicofarmaci perché vi salvano la vita. No, questo è quello che è successo a me. Vorrei che voi affrontaste le cose diversamente, magari studiatevelo bene. Io, se l'avessi saputo, magari avrei fatto anche un piano nutrizionale fatto apposta, perché avrei dovuto evitare degli alimenti, cose del genere. Cioè, prima di ammalarmi sono sempre stata sottopeso, quindi ho sempre mangiato poco, pulito, eccetera. Ma se l'avessi saputo, magari avrei preso le cose in tempo, prima. Certo, poi in generale proprio ti preparavi a, esatto, a una cosa del genere, anche perché poi le persone, come mi hai detto tu, magari ne hanno parlato e tu era l'ultima cosa che volevi, solamente perché... Esatto. Anche tu lo stavi scoprendo insieme a loro, questo, esatto, cambiamento. Esatto, e a me mi ha dato tanto conforto persone che mi hanno detto: guarda, sono passato anch'io, io 20, io 30, io 50, io... Mi ha dato conforto sapere che non ero l'unica e che non mi dovevo sentire in colpa per questo. Cioè, perché poi c'è anche il lato, Dio, ma chi so... Cioè, non... mi sentivo inadeguata. Uno, non ti aspetti che capita a te. Cioè, non te lo aspetti. E due, non sai veramente come reagire. Cioè, come reagisci se domani non sei più la stessa? Certo. E c'hai 30 kg più addosso? Come reagisci? Cioè, come esci di casa? Come fai a fare... Cioè, non ti senti più la stessa persona. Certo. Ma tutto questo cambiamento comunque l'hai affrontato con delle persone che ti stavano a fianco, che ti hanno aiutato. Io... Cioè, comunque hai una bellissima relazione anche con... Io, l'unica persona che mi è stata veramente vicina è mio ragazzo, e a cui devo tutto, perché tanto che il mio psichiatra sta a Roma, io a Perugia, quindi sono 2 ore di macchina andata e 2 ore di ritorno. Certo. Tutti i mercoledì mi portava dal dottore, tutti i mercoledì. E ci stai insieme da quanto? Cioè, lui 4 ha anni. Tutto. Lui ha vissuto tutto. Cambiamento, tutto. Quando mi ha conosciuta non sapevo che io stessi male, ma neanch'io. Cioè, ho iniziato a fare visite mediche, eccetera. Cioè, in realtà sono da quando ho 16 anni. Ho iniziato a fare visite mediche perché non sentivo bene, quello non andava bene, quell'altro non andava bene. Quindi, insomma, ho cercato di capire cosa mi stesse succedendo, perché principalmente erano problemi fisici. E lui questo non lo sapeva, perché quando l'ho conosciuto volevo dare la versione migliore di me. Cioè, certo, mi scocciava di dire: guarda, magari questo non lo facciamo, magari a cena fuori non ci andiamo, perché potrei sentirmi male, potrei sentirmi a disagio, potrei avere un attacco di panico. E invece mi sforzavo, quelle 2-3 volte a settimana, certo, ci vedevamo e cercavo di dare il mio meglio, ecco. Tu hai paura magari di essere un po' un peso? Esatto. Non ovviamente che lo fossi, perché assolutamente, però non volevi dargli magari dei problemi, esatto, ulteriori da affrontare. Esatto. Poi, ovviamente, poi la parte iniziale della relazione è sempre quella più bella, no? Certo. Lo fai vedere al meglio, non oggi c'ho questo e quella. Cioè. Non sei ancora pronto a parlare magari delle tue debolezze, delle tue insicurezze. Esatto. All'inizio. Poi, per carità, si è rivelato subito per quello che è, quindi dopo qualche mese gliene ho parlato e lui si è dispiaciuto perché non gliel'avessi detto prima e basta. Certo. Cioè, semplicemente era un mettiamo in chiaro che con me puoi parlare di tutto. E poi... quello è l'amore che ti fa, diciamo, provare cose, quindi automaticamente anche quel bisogno di aiutare l'altra persona che ovviamente chiamo, lo dà per scontato che ci possa essere, però effettivamente non sai mai se fidarti subito, ma ci poi vuole del tempo. Eravamo giovani, nel senso, ho iniziato a frequentarlo che avevo 17 anni e poi ci siamo messi insieme, ce ne avevo 18 e ecco, magari non è un tema bellissimo, ma ci siamo messi insieme dopo che tornai da un viaggio in America. Io in casa mia non ho mai chiesto niente, l'unica cosa che volevo assolutamente era: quando faccio 18 anni vado in America. E ovviamente... Da sola? Da sola. E infatti è successo il peggio. Sono stata mandata a casa di amici di famiglia e il padre di famiglia ha pensato bene di
insieme all'amico di fare come se fossi il suo giocattolino, diciamo così. E io lì avevo 18 anni, quello era il mio sogno, e invece erano 8 giorni, perché poi dovevo prepararmi il test di medicina, quindi sono stata pochissimo. Ah, sono 8 giorni? Sono trasformata in un incubo, Ma ne hai parlato poi con qualcuno, cioè perché al tempo non c'era il tuo ragazzo, non so, amicizie, qualcuno ti ha dato una mano? È presente su Instagram, c'è la modalità di rispondere con le foto. Noi parlavamo sempre a foto, perché così ti vedi e sopra metti il testo. Certo. Parlavamo sempre così. E lui ha visto quello che mi hanno fatto. Diciamo che da lì, cioè, è proprio cambiato. Ho cercato subito di proteggermi quando sono tornata. Per giorni non ha mangiato e nemmeno stavamo insieme, proprio perché ha visto determinate cose. Quegli esseri umani mi hanno fatto, che dovevano proteggermi, accogliermi a casa loro, eccetera. E non solo, già non me la passavo bene a casa. Poi il test di medicina, non ce la fai, sei un fallimento se non entri, non ce la fai, non ce la farai mai perché non sei capace a fare niente, eccetera, costantemente. E io ero appena tornata da un viaggio dove mi avevano mandato lì e era successo il peggio. Quindi io mi sentivo malissimo. E in contemporanea a tutto ciò già stavo male. Quindi quello ha solo alimentato il mio malessere. E per fortuna io ho sempre avuto Giacomo vicino. Lui per me è tutto. E sarà sempre tutto, anche se un domani ci dovessimo lasciare. Lui sarà sempre tutto per me, perché veramente mi ha lanciato un'ancora di salvezza. Quindi... cioè, hai presente la relazione sana in cui uno si rispetta prima di urlare, parla, eccetera? Assolutamente. Che bello, poi adesso avete anche i vostri cani. Abbiamo due cani. Stai ritrovando insomma la serenità che quindi per un tempo pensavi di aver perso. Assolutamente. Cioè, se un giorno avrò dei figli, vorrei che crescessero in un ambiente felice, sicuro. E come ti ho detto, io non sono cresciuta con mia mamma, me l'hanno sempre dipinta un mostro. Cioè, ho sempre avuto una concezione sbagliata di tutto quello che è la famiglia, la relazione, eccetera. E adesso mi sento felice. Cioè... poi mi hai detto che l'hai anche ritrovata adesso, sei andata anche in Germania. Esatto, è proprio la figura della makeup artist nasce perché mamma mi fa: ascolta, fanni un lavoro. Tu non ti preoccupare, va bene che fai social, ma prenditelo il titolo, te lo pago io, dai. Nonostante sia una famiglia comunque un pochetto più modesta, umile, eccetera, mi hanno mandato a un'accademia, super accademia. E... in Germania? In Germania, quindi mi sono trasferita là. Sono stata 9 mesi. Poi ho fatto anche qualche vlog in cui tipo uscivo, che erano le 6 di mattina col... la Germania, la neve e la pioggia, cambiavo 3 mezzi all'andata, 3 al ritorno, cioè aiuto. Proprio un'impresa, però io dovevo raggiungere quell'obiettivo. Certo, poi sei una persona molto determinata da quello che ho notato, per quello che ti ho conosciuta, quindi immagino che quando ti sei messa anche quell'obiettivo, anche per rendere comunque orgogliosa tua mamma, magari assolutamente. Era la tua priorità. Tornavo a casa, ero felice di far vedere a mamma quello che avevo fatto durante la giornata, anche perché da piccola non ce l'avevo sta figura. Cioè, certo. Torni a casa e vuoi far vedere al genitore quello che hai fatto. C'avevo una mamma, quindi adesso potevo far vedere, oddio, guarda questa foto, questa è la modella che ho truccato oggi, questo è quello che ho imparato. E a volte mi serviva magari di fare anche pratica, oppure semplicemente una modella per i video. Quindi, mamma, verresti? No, è stato bellissimo, ho coltivato finalmente un bel rapporto. Io con mia mamma adesso, che è passato solo un anno, parlo di tutto, veramente di tutto. Cioè, ci siamo fatte la doccia insieme, mai avrei pensato che mi sarei fatta la doccia con mamma. Sì, perché abbiamo fatto una vacanza, lei ha detto: vuoi andare con le mie 2 figlie in vacanza? Perché ho portato anche mia sorella in Germania. Ah, ok, ok. Che anche con lei è un bellissimo rapporto. Sì, lei è la mia migliore amica. E lei ti è stata di supporto anche magari? Lei è stata di supporto, però capisci che c'ha 2 anni in meno. Ok, non volevi anche in quel caso darle altre preoccupazioni? Cercavo di... poi siamo state un pochetto separate, causa motivazioni familiari. Cioè, ci hanno messe contro, mentre io sono andata via a vivere a casa del mio ragazzo. E poi ci siamo chiarite e l'ho portata via da lì. Quello era il mio obiettivo, farla stare bene, al sicuro, potersi realizzare, vivere in un ambiente sereno, non tossico. Quello per me era l'obiettivo. E quindi adesso, sapere che sta su con la mamma, ha trovato anche l'amore, cioè lei proprio... Ah, sì. Sì,
si era guardata di un tedesco, proprio tedesco, di quelli biondi con gli occhi azzurri, tedesco. Io ho detto, vabbè, allora non vedrò l'aspetto ai nipotini dalle testine bionde. E ragioni molto del futuro, allora, sì, proiettata. E anche lei fa, ma i ragazzi tedeschi non sono per niente tossici. E ti piacerebbe magari andare là ancora e non dico trasferirti magari in Germania, però allora, pensare di avere magari una stabilità anche di là. Volentieri, nel senso, è un ottimo paese e veramente c'è tante risorse. Quindi sicuramente quello sì, magari una casetta più avanti, perché comunque io dalla mamma ci andrò sempre, anche se ho lo spazio lì, però anche per i miei figli un giorno, in futuro, perché no? Cioè, mi piacerebbe. E invece in un futuro più lavorativo, com'è che ti immagini? Perché adesso tu mi hai detto che fai la makeup artist, ma anche utilizzare i social, il tuo sogno anche per quanto riguarda internet. Ok, allora, è un po' complesso, perché vorrei mantenere la questione makeup artist. Quello mi piacerebbe mantenerlo, ma più sul lato imprenditoriale. Non ti dico il mio brand, forse, chissà, però non è che è il mio obiettivo. Lo vedi lontano, non è il tuo primo obiettivo, non è il tuo primo pensiero. No, in realtà l'ho già fatto. Cioè, aspetta, in che senso? Ho fatto un prototipo del mio mascara, me lo sono studiata, me lo sono disegnato, ho disegnato il logo, me lo sono fatto fare, me lo sono fatta mandare. Poi però ho detto, cioè, non voglio fare parte della massa, voglio fare qualcosa che mi distingua. E sicuramente lavorare in questo ambito, sempre legato al social, hai visto il video con una persona che preparo per un evento importante, eccetera, e magari una questione proprio di formazione delle persone su questo settore. Ah, ok, pensavo magari anche tutto un lato di consulenza. Tu comunque conosci bene i prodotti, anche quando me ne parli, eccetera, quando mi hai truccato anche per la prima, non mi dicevi tutto di quel prodotto, quindi sei anche molto per tecnica. Per quello vorrei fare, allora, perché ho partecipato a una masterclass, ero in Germania, e una delle mie makeup artist preferite annuncia che fa una masterclass e gli servono modelle. E chi è questa ragazza? Dafine Nisiri. Se vedi il video riconosci sicuramente, perché non vedi lei, ma riconosci la mano, cioè dopo te lo faccio vedere. Davvero? Ah, quindi è tipo una mano virale? Cioè una mano proprio... No, nel senso, perché usa parecchi filtri e lo riconosci tanto, okay, che lei fa sti close up su modelle bellissime in cui le trucca. Semplicemente riprende qualche passaggio, non parla, non niente. Però io, innamorata di questi look che faceva, ho detto, cavolo, magari imparo qualcosa anche solo facendo la modella, vedo i prodotti che usa, lei che spiega, anzi, così è più rilassante, no? Certo. Allora ho detto, faccio così. Ci sono andata e ci sono rimasta male. Sai che vuol dire male? Perché ho visto come veniva, cioè, lei in 2 giorni di masterclass preparava queste persone ad essere makeup artist, che assolutamente non era possibile, cioè non c'hanno delle basi, mi usavano pennelli sporchi, rossetti direttamente senza averli igienizzati, cose del genere, no? E anche la mano, cioè proprio una cosa, e non solo, anche come utilizzavano i prodotti, per esempio utilizzavano dei correttori scuri per fare la base. Okay. Io c'avevo lo stacco qua, le orecchie, cioè proprio da televisione, non tanto da un make-up portatile. Con cui però, non ci puoi uscire. Però sui social sembrava tutto così bello così luminoso, così. Ti fa capire poi quanta differenza ci sia. E quindi ho detto, mi piacerebbe fare della formazione. Mi piacerebbe studiare qualcosa di quell'ambito, di fare... Sì, un mix tra imprenditoria e comunque un... basi per altri, perché io, per esempio, se formo delle persone voglio che escano lì col mio titolo, che siano le migliori, che siano all'altezza che voglio io, questo vorrei. Ok, quindi magari oltre ai corsi, io dico proprio nel sogno più grande anche la scuola. La scuola. Quindi è questa, diciamo, la tua priorità, come ti vedi magari tra qualche anno? Sì. Se ti dicessi, com'è che ti vedi tra 10 anni, mi diresti, mi piacerebbe tantissimo avere una mia scuola? Sì. Questo mi piacerebbe tanto, cioè sarebbe un bello obiettivo da raggiungere, poi per adesso è talmente lontano che non lo vedo neanche. Però è bello però sempre tenersi quei sogni. Capito, se dovessi, perché no? Ma sei più una persona a cui piace stare magari davanti ai riflettori o più dietro? Da quando ho preso 30 kg dietro. Prima facevo la fotomodella, quando ero giovane, quindi
mi piaceva quell'ambito, cioè la preparazione, eccetera. Adesso invece preferisco stare dietro, preparare le persone, farle uscire al massimo, metterci la mia firma, cioè proprio devono uscire perfette, okay. Ma quello è il mio obiettivo, cioè adesso non me ne frega niente, cioè proprio lontana dalle fotocamere. Però il tuo rapporto adesso con invece il tuo fisico si è un pochino più stabilito, hai accettato magari il cambiamento o vorresti allora, cambiare? Accettato, credo che non lo accetterò mai. Cioè, del tutto no. Convivo con me stessa, dico così. Nel senso, questa è, mi sto curando, quindi lo faccio per un bene superiore. Amen. Avrei voluto che le cose non andassero così, quello sicuramente. Però, dico, va bene. Sono qui, sono prova dimostrativa per tutti, che ce la sto facendo comunque, che mi metto in gioco. Quello lo faccio. Dentro di me felice, saltare dalla gioia, mi metto un vestito e dico wow che strafica, no, quello no. Ok, ma perché è passato comunque anche poco tempo, dici? Sì. Sei ancora molto legata magari a come ti ricordavi prima? Tanto che quando mi vedo allo specchio dico oddio, cioè proprio mi viene un attimo il... cavolo, già, mi sto scordando, non sono in quel modo. E il make-up ti ha comunque... Esatto. Il make-up è stato tutto. Cioè, magari, non so, quel giorno preciso non ti vedevi al... Il make-up è stato tutto al per massimo me. Il make-up ti aiutava a vederti meglio. Assolutamente. Perché, a parte, quando ho iniziato a stare male, c'avevo sui 16 anni così, quindi magari il sabato, che era l'unico giorno dove avevo un po' di tempo libero per me, mi truccavo, cioè la mia terapia. Io mi truccavo, stavo con i miei trucchi, cioè... a scopo terapeutico, cioè per me quello era tutto. E poi quando ho iniziato la terapia, ovviamente non uscivo, non facevo niente perché dormivo e basta. Quando mi svegliavo mettevo là per vedermi un attimino meglio, mi truccavo, ne parlavo con le persone e subito mi sentivo meglio. Mm-hmm. A terapia, è sempre stata terapia per me. E quindi lo faccio con piacere, cioè veramente lo faccio che... mi metti il sorriso. Fa stare bene, sì. Certo. Poi immagino che anche vedere che ti esce così bene ti renda felice. Diciamo che fare l'accademia mi ha cambiato perché ho preso consapevolezza del mio talento. Mm-hmm. Quindi magari prima non mi buttavo, adesso mi butto, provo, faccio, sono contenta. Cioè proprio... ti piace. E invece il seguito come si è evoluto? Perché io ho visto, tu sei molto molto... amata, di una cosa di cui parlavamo prima. Abbiamo lo stesso pennello. A parte questo. Cioè, comunque, il meglio. Poi è morbidissimo, io amo. Eh sì, è vero. No, diceva che quando abbiamo fatto quel trucco insieme per la prima di Barbie, sì. E quando sono andata a leggere i commenti, anche sotto magari un mio video, proprio dicevano wow, ma che bello il trucco di Miranda, bravissima. Che felice, questa è la mia faccia imbarazzata. Si vede la sua mano, cioè... hanno proprio un amore nei tuoi confronti. Secondo me hai avuto forse la bravura di fidelizzarle tanto a te proprio per il fatto che sei stata molto chiara con loro, molto trasparente. Quindi sì. Loro si sono sentite proprio così tanto vicine a casa, a te, vicine, che il legame è forte. Come se mi conoscessero. Io quando parlo con uno di loro è come se li conoscessi. Tanto che anche solo quando avevo 5.000 follower, dicevo vado in quella città, ci vediamo, c'è qualcuno? Ho incontrato, ho fatto davvero? Regali, assolutamente, cioè, per me è tutto, le persone che stanno dietro sono tutto e penso che questo amore sia reciproco e comunque sono una persona in cui loro si possono identificare perché trattiamo, tratto una tematica di tutti i giorni, cioè mi faccio vedere anche quando non sto al top, quando non... questa è la vita. Certo, cioè, puoi vederla vera te senza esatto. Mostrare per forza un canone di perfezione, ma di corpo a livello di anche umore. Cioè se magari esatto. Dici oggi è una giornata no, non è che sparisci, dici ragazzi oggi è una giornata no, esatto. Lo fai sapere. Esatto, cioè proprio mi piace che siano partecipi perché proprio danno conforto, come io faccio a loro, loro lo fanno a me, quindi per me è tutto. Mm-hmm. Ma hai anche instaurato magari dei rapporti con proprio alcune persone? Sì, alcune persone di più, certo, perché magari sono più presenti. Io ormai me le ricordo tipo dalla loro foto profilo. Che ridere! Quelle che ritornano più spesso e quindi magari come vedo un messaggio loro rispondo subito, magari certo. Do priorità perché, cioè, mi fa piacere, cioè io vorrei essere trattata allo stesso modo. E invece un'icona magari che... hai, che segui, che ti piace il modo che, in cui si rapporta con le persone, ce l'hai? Icona?
Non magari per forza make-up artist. Diciamo che io cerco di essere quello che vorrei vedere. Ok, certo. C'ho un'icona magari per quanto riguarda la moda, per quanto riguarda il glam, mm-hmm. però onestamente una persona che seguo... Non l'hai ancora trovata? No. No, ce ne sono tante bravissime che stimo, che adoro, con cui vorrei lavorare, con cui vorrei chiacchierare, mm-hmm. però capisco che non è facile esporsi sui social, quindi magari loro hanno dei lati ma non li fanno venire fuori. Hanno dei limiti. Mm-hmm. Esatto, esatto. Io invece pur risentendone a volte perché non è facile parlare delle proprie cose. Cerchi di oltrepassarli comunque questi limiti. Sì, cerco di stare vicino alle persone e di raccontare comunque quello che succede. E invece, cambiando discorso, perché sì. tu anche questa mattina ti hai fatto svegliare presto per venire qua a Milano da Perugia, ma pensi ad un futuro qua a Milano? Assolutamente sì, nel senso lavorativo sì, per forza. Ci state già pensando tu e il tuo ragazzo? Noi stiamo facendo la nostra casa nella sua proprietà, ah. la stiamo proprio facendo, perché lui c'è un'azienda agricola. E lì stiamo adesso al momento costruendo, cioè già costruita, ristrutturiamo un casolare. Mm-hmm. Sono più casolari perché siamo in campagna, quindi i terreni di una volta, presente? Bello! Esatto, e c'è una villa che è del 600 dove ci abitava suo nonno che stiamo ristrutturando per farci l'agriturismo. Okay. E di fronte ci sarebbe la casetta nostra, quindi quella intanto ce la sistemiamo. Mm-hmm. E poi magari quando parte l'attività, che lui è più nel suo lavoro, così io inizio a fare un pochetto di carriera di qua, sì. in questo mondo, volentieri, cioè una base qua mi ci vuole, cioè ci vuole certo. per gli eventi, le cose importanti, sono tutte qui, tutte le persone. Sì, io penso, sento ovviamente tante persone che dicono a me piace Milano, ma non ci vivrei mai e tutto, però secondo me se fai un lavoro come il nostro, non più che altro sai cosa, che magari non ci vivrai, però farti quei 2 anni di gavetta, un anno, esatto. ma proprio per capire come funzionano anche banalmente i rapporti, i legami con le persone, e gli eventi, eccetera, perché non è Vero. Che lo puoi immaginare, per saperti adattare anche a determinati contesti in cui ti troverai per il tuo vero. Lavoro, secondo me serve proprio abitare qua, almeno per un po'. Completamente d'accordo, quindi cioè ci sto più che pensando, diciamo, certo. quello sicuramente, poi con l'obiettivo che ci avrei per il futuro sarebbe perfetto, quindi non solo, è a metà strada tra casa e casa di mia mamma in Germania, quindi direi che sono proprio... Dove vai in aereo di solito? No, macchina, ci facciamo il ragazzo. È vero che mi hai detto che voi vi fate tutti quei viaggioni in macchina. Esatto, tanto che io sui social ho iniziato il mio primo trucco, l'ho iniziato con la ragazza che si trucca in macchina. Mi facevo questi ma full sai che face. Forse mi era uscito anche allora? Questi full face mi facevo anche eyeliner così in macchina. Ma mentre sei in autostrada, quindi, capito? Diciamo che il tuo primo video virale è stato tu in macchina. Nel 2021 io che mi trucco in macchina, stavamo andando in vacanza, e mi sono truccata in macchina. E quindi ho detto, oh, magari piace il beauty, ma anche a me piace il beauty. Se a loro piace il beauty, a me piace il beauty, perché non farne di più? Certo. E quindi è venuto tutto naturale, senza forzatura, okay. non era quello il mio obiettivo. Ovvio. Ma semplicemente così. E quindi proprio ci facciamo i viaggioni e... Niente, tanto che i primi video lo costrinsi ad andare, dai, andiamo a pranzo al mare, che mi va tanto. Invece no, è che c'avevo quelle 2 orette per truccarmi in macchina e fare ovvio. Il video. Ovvio, ovvio. Povero, cioè veramente, ma... Quindi hai avuto anche diversi format di video tuoi, sì, non sì. è che hai sempre... Sono in continua evoluzione perché, sai, magari il format andava un tempo, mm-hmm. il format stabilito, adesso devi... continuamente cambiare, provare certo. nuove tecniche, nuove... Ti affidi ai trend tipo di TikTok? Cioè ti piace provarli, sperimentarli? Dipende, se è un trend affidabile sì, cioè se è latte makeup, l'espresso makeup, quelle si okay. prova, ci sta, perché la gente è curiosa certo. del trend e glielo provo. Ma se si tratta di cose del tipo mischi l'ombretto sul gloss per farci un lip no. gloss, cioè... Okay. No. Non va a parte di te. Capito? Dipende. La makeup artist che c'entra non vuole provare queste esatto, cose. Esatto, esatto. Anche lì c'è la differenza tra beauty content creator e makeup artist. Quindi cioè, ogni tanto mi limito per non... Certo. Ci tieni però a sottolineare anche che ci sono, ed è giusto, delle differenze. Perché poi
cioè, diciamo che secondo me è visto in una maniera a volte un pochino superficiale. Cioè, ci sono persone che appunto, come hai detto, hanno un attestato, sono makeup artist, e persone che invece lo fanno di passione, sono due cose completamente diverse. Sono due cose diverse, ci accomuna la passione. Poi c'è chi lo fa in maniera professionale, eccetera, e chi lo fa solo social su se stesso, perché funziona, lavorano così. Io non voglio limitarmi a me, soprattutto perché, cioè, veramente mi stufo di me stessa. Cioè, io voglio preparare, voglio preparare divinità greche per il red carpet, non la mia faccia rotonda, cioè, capito? Cioè, un po' in conto se vi faccio vedere il latte makeup, vi spiego i passaggi che magari una modella non ci sta tre ore. Ok. Però se no, cioè, mi piace okay, sperimentare su di te, però poi effettivamente praticare anche su altre persone. Esatto, esatto. Comunque con questa luce non so come verrà, perché... Ma io ti vedo molto bene, ovviamente. Io non mi vedo, non mi vedo. E invece il tuo video preferito tuo che hai fatto? Video preferito? Un momento magari, non so, hai immortalato un evento importante. Sai che non ce l'ho. Nel senso... Io mi riguardo spesso i miei video per capire come posso migliorare, quindi quando me li riguardo, me li commento e dico: brava, cavolo, mi è piaciuto, mi sei piaciuta, come l'hai detto bene, davvero, mi piace, vai così ragazza, cioè quello sì. Sei la tua fan anche allora, sì. Cioè, ti piace anche spronarti e dirti sei brava? Ci provo okay. Perché so di non esserlo, quindi quando apro il telefono dico ok, riguardiamo i video per capire come il prossimo può migliorare, come possiamo, allora gli dico: brava, cavolo, mi sei piaciuta. Bello. Guarda, sai, se non fossi io l'avrei rifatto. Aha. Non è scontato, però io ad esempio non riesco a riguardarmi, cioè mi impongo di farlo per migliorare, ma sì, cioè, non mi dà più fastidio. Lo so, anche a me all'inizio, però sai, se si tratta di... L'ho fatto simmetrico quell'eyeliner, questo è venuto, certo. L'ho detto esattamente con le parole che volevo, potevano essere fraintese, quindi... Mi sforzo e alla fine ormai è diventata un'abitudine. Dopo una settimana o due riguardo il video per capire un attimo come, cosa cambiare, eccetera. Quello lo faccio ormai volentieri. Magari ci metto il mio ragazzo, no, adesso ti guardi il video, ma dura 10 minuti. Te lo guardi. Esatto. Quindi, quello sì. A che punto sei? Tu hai quasi finito la base? Sì. Sì, sì. Adesso mettiamo un attimino un pochino di bronzer sulla palpebra. Abbiamo detto perché non vogliamo... Anche tu sei buon punto. Ah, ho dimenticato le sopracciglia. Ma sai che penso di aver messo per sbaglio, sfumando l'illuminante qua? Non fa niente, non fa niente. No, però forse ho usato un pennello con cui tipo ho sfumato un marrone, sembra che... Da qua non sembra. Non si vede, no. Bene, perfetto, però non lo vedrà nessuno. Parti direttamente quindi con la palpebra. Sì, metto sopra. Esatto. La prima sopracciglia? Sì. Non le faccio anch'io. Ah, non è fondamentale anche perché le tiro soltanto su. Sono belle volte, le tiro soltanto su. Sì, non su. Segni. Io sto rompendo tutto intanto. Quando tu con le altre persone vado sempre comunque con, anche se hanno le sopracciglia più folte del mondo, a disegnarne qualcuna con un eyeliner per sopracciglia. Perché l'attaccatura non ridice mai. Quindi io lì devo per forza. Ok, sistemare, dici? Esatto. Ad esempio le mie ricordo che me le avevi sistemate perché una era tipo partiva un pochino dopo, cioè, rispetto all'altra. C'è una proporzione ben precisa da rispettare che a me piace, che è proprio la vicinanza al naso. Quindi lo faccio, cioè disegno sempre quei 3-4 peletti davanti, poi uno poi le sopracciglia più forte del mondo, il buchettino ce l'ha comunque, quindi una sistemata sempre. Certo. Sempre, che è una cosa che prima odiavo fare quando andavano le sopracciglia sottili. Che brutta moda, per fortuna è finita. Mamma mia, cioè, ho trovato le foto di me stessa oscena. E per quanto riguarda il make-up invece ti piace seguire le mode, non tanto a livello di trend di TikTok, però... Sì, tipo Soprouse, queste sì, cose così. Esatto. Diciamo che l'esperimento, poi se mi piacciono le tengo, quello sicuramente. Cioè, e magari cosa... tecniche vecchie che ti piacciono, che non ci sono più? Alla fine ritorna tutto, ritorna tutto. Quello che piace funziona. In realtà i look degli anni 90, anche se c'avevano quelle sopracciglia sottili, sono un sacco fighi. No, quello è vero. Sai cosa? Adesso che secondo me sta tornando anche un po' il vintage di turno. Esatto. Anche i trend makeup, ovviamente. Esatto. Le pantaloni a vita bassa, le gonne, esatto. Mini. Il disegnare i nei che non andava più, cioè andavano le basi piallate, quindi sia mai. Adesso ritorna a disegnarsi i nei, è un
carino, tipo carino. Cioè, va sempre dosato. Certo. E dosato anche sul viso che si tocca. Ci sono persone a cui stanno le cose e altre a cui non stanno. Che è importantissimo, anche questa cosa a livello di make-up artist. Cioè, quanto è importante conoscere il viso che tu stai truccando o comunque sapere adattare, esatto, il tuo metodo, verissimo, a tipologie diverse, perché io tipo comunque esigo molto quando mi truccano e tante volte mi rendo conto che posso magari... confessare? Ero ansiosissima, proprio stavo... Tu? Ho detto sì. Ma con chi, con me? Sì, perché ho detto... Ma è vero? Ma sei cresciuta in questo mondo, è abituata a farsi toccare dai migliori? Io chi so, cioè, Miriam Maddalena dal paesino del Lago Trasimeno, cioè ma chi sono io? Cosa no. dici? Davvero? Guarda che ti giuro che mi trovo raramente bene con le persone che mi truccano, adesso sembro un po' una cattiva, però cioè, adesso, i make-up artist stanno truccando, adesso stanno guardando questo video, no. Secondo me lo stanno pensando davvero, però a parte gli scherzi mi rendo conto che non sia facile truccare tante persone diverse, quindi magari hai un metodo e sai che trucchi meglio un determinato viso rispetto ad un altro, ed è comprensibile anche mi come piace cosa. Adattare, cioè mi piace la challenge, capito? Mm-hmm. Il no, l'eyeliner mi sta male perché l'ho più incappucciato, no, ti faccio vedere che ti sta bene, certo, e adesso te lo faccio e ti stai anche zitto. Poi mi ringrazi dopo, adesso zitto. È un po' così, è un po' così, cioè anch'io comunque ho un carattere particolare, cioè sono proprio un'esplosione, però io quando sei truccata da me poi devi uscire che sei perfetta, che ti senti una divinità, perché è così che voglio far sentire le persone. Infatti visto ti ho dato lo specchio 10.000 volte perché ti ho detto di guardare se ti piace, se non ti piace. Per me questo è, cioè, è fondamentale, che tu ti piaccia, uh-huh, che tu ti veda bene, così magari lo correggiamo prima, anche se quella è la mia tecnica. Certo, magari c'è qualcosa che invece non ti piace o con cui non ti senti. Esatto, quindi mi piace comunque, anche se sono io l'artista, rendere partecipe, perché certo, dirlo. Per me è fondamentale. Ma io mi chiedo sempre, anche per voi make-up artist, quando magari qualcuno dice posso mettermi in mascara da sola, posso questa cosa farla io, cioè come la prendete? Perché io mi sento sempre in difficoltà quando magari lo chiedo. Io lo chiedo, cioè per esempio piegaciglie e mascara preferisco lo mettono le persone perché ormai si conoscono l'occhio, cioè mm-hmm, chi ha come avvicina il mascara chiude, quello lo preferisco. Le domande fammele tutte, poi io non ho problemi infatti a risponderti no. Cioè questo è... C'ho 22 anni, cioè tu mi puoi dire magari c'è una signora di 50 anni davanti. Io ti dico no. Mm-hmm. Se vuoi qualcuno che dice sì, vai un altro. Cioè... Perché sei sempre super carina e super educata, però hai no, comunque un bel... No. So sai proprio... cosa vuoi. Esatto. Cioè se devi essere truccata da me e poi ti prendi tu che lo fai da sola, allora, non pensare che c'è la mia firma dietro. Cioè, certo. Capito, deve essere cioè, a quel punto stai anche sminuendo il lavoro della persona che c'è davanti. Assolutamente. Quindi... E ti è mai capitato magari no, un episodio? No, sai perché? Perché sono molto diretta. Nel senso, mm-hmm, anche le persone che mi seguono sono molto, mi faccio vedere per quella che sono. Nel senso, ne parliamo, discutiamo di tutto. Mi dici le preferenze, mi dici però poi faccio io. Certo. Poi magari il mascara te lo dico, cioè ti dico mettetelo, mettitelo perché magari conosci meglio l'occhio, eccetera, ma il resto lo faccio io. Mm-hmm. Cosa vuoi fare invece per la matita sotto? Ok, adesso possiamo iniziare la matita. Mm-hmm. Mm. Pensavo di... Allora, io ho... prendere direttamente il matitone viola. Hai qualcosa di viola? Ok, allora io non ho il viola, però se vuoi possiamo fare anche che io lo faccio nero, tu lo fai viola e facciamo vedere due mood diversi. Come vuoi? Come preferisci tu. Io... Guarda. Un momento di riflessione. Sto pensando. Questa è nuova. Tu ne hai un'altra? No, non l'ho portata l'altra. Ma se la facciamo così se vuoi. Io la faccio nero, tu fai viola, così diamo due opzioni diverse. Va bene, come preferisci. Vai. È cremoso? Sì. Si sfuma bene? Sì. Ok, perfetto. Sembra, sì. Vediamo, facciamolo. Non ti serve tanta punta, eh? Non serve la punta. No, guardavo più che altro se si sfumava, mi sembra che sia molto morbida, quindi... Ho subito un pennellino piccolino alla mano, cioè io faccio così, mi preparo sempre le mani. In che senso? Ti prepari le mani? Mi metto già il pennellino in mano, piccolino di precisione, ce l'hai? Sì. Rotondeggia, sì, perfetto. E vicino ce l'hai uno da eyeliner, tipo una roba del genere, un pochetto
così. No, perché mi stanno antipatici quelli. Allora, tieni, ce ne ho altri. Hai altri? Sì, sì. Vai tranquilla. Perché dobbiamo fare comunque la wing verso fuori, se no viene troppo diffusa. Ah, ok, ok. Allora. Ok. Allora, questi vicini... Sì, puoi mettere giù, non devi... No, no, non devi farlo, no. Non c'è bisogno. Anche se succede a volte che lo faccio, ho tutte le dita piene. Sì, sì, sì. Parto da metà occhio e semplicemente disegno la lineetta sotto, dopo vado a riempire dentro. Ah sì? Cioè, sai che io faccio di solito dentro e poi la faccio un po' sbordare e sfumo? Puoi fare anche quello. Ma per questo preferisco fare così, perché prima regolo la sfumatura. Okay. E vai su tutta la linea inferiore. Così, cioè proprio così, tipo mood egiziana brutta, perché, cioè, gli egizi di una volta disegnati male. Uh-huh. Il tuo è precisissimo, il mio è fatto... Poi prendi il pennellino, quello guardando verso l'alto, se riesci, e lo sfumi vicino all'attaccatura. Sono attenta a non cavarti un occhio. Esatto. Male quando ti entrano, tipo, io non so, mi capita spesso, magari sono l'unica, di tipo farmi male con i pennelli, di mettermi il mascara nell'occhio. Beh, succede a volte, dai, succede. E quanto ti piace magari dare consigli? Non so, anche truccarti con qualcuno, ti capita spesso di truccarti con qualcuno? Truccarmi con qualcuno no, onestamente, perché devo stare lì a controllare. Quindi... Però si consigli tanto, cioè io anche solo se entro in profumeria così chiacchiero, cioè mio ragazzo non ne può più, io tutte le volte devo spiegargli tutto. Ti piace? E lui sì. Quindi cosa che fa? Una cosa diversa da quello che fai tu? Sì, lui c'ha un'azienda agricola, quindi lui passa le sue giornate sul trattore, sta iniziando questo agriturismo, eccetera, quindi lui fa questo. Piano piano riempio anche dentro, tu sei passata direttamente al tocchio. Sì. Bene, va bene. Riempio anche dentro. La cosa più difficile quando sei una makeup artist, cosa, da mettere la matita all'interno dell'occhio di qualcuno? Ma in realtà quello è abbastanza facile, il problema è chi c'hai davanti, cioè se è una persona che si muove, cioè può essere un incubo veramente anche solo il fondotinta, sono persone che non riescono a stare ferme. E magari fanno mille cose nel mentre. Sì, o anche magari con dei tic molto evidenti, non è facile perché magari tolgono eccetera, cioè quello non è facile. Però uno si adatta, cioè poi io sono la ragazza che si tocca a macchina, quindi sono abituata ai movimenti. Sì. La parte finale, mm-hmm, la marco leggermente, vedi dove c'è questo triangolino, mm-hmm, tra la palpebra superiore e inferiore, qua lo riempi proprio e con il pennellino per fare la codina ti tiri la codina. Vuoi dire che bello? Io te l'ho detto che sarebbe stato bene, è facile da fare. C'ha un super effetto ottico pazzesco e veramente si fa in qualche secondo. Sì, sì, ci metti poco. Poi magari noi siamo qua che ce la chiacchieriamo, quindi ce la prendiamo più con calma. Però... Poi porti leggermente col pennellino questo qua, mm-hmm, porti leggermente su, ma solo alla fine per unire leggermente. Okay. Proprio giusto per non creare vuoto. Perfetto. Bravissima! Carino, guarda anche lo specchio. Bravissima, proud. Tu fiera di me. Sì, molto proud. Intanto vado anche dall'altra parte. E invece chi è tipo una persona che vorresti truccare? Va bene Gigi Hadid, no? O è troppo lontano? No, assolutamente, si sogna in grande qua. No, io tante persone, cioè avrei tipo Kim Kardashian. Vorrei provare, ti giuro, vorrei provare su Kim. Adorerei. E se dovessi sceglierne proprio una, dire lei. Cavolo, è difficile. Io voglio provare su tutti i visi, colori, forme, cioè voglio proprio sperimentare. Quindi una... È difficile. Difficile. E mondo Kardashian, quindi ti piace? Beh, loro sono make-up glam, sono tutto questo, quindi sarebbe proprio perfetto. Mm-hmm. Quindi i make-up artist loro ti piacciono? Adoro Ariel, Mario, infatti ho tutti i trucchini, adoro veramente, veramente tanto. Ovviamente da questa parte di qua non sta avvenendo perché... Ma vai tranquilla,
Allora, poi altra cosa, mi piace leggermente col pennello sporco, ti porti la lineetta esterna qua. Ah, anche falla così. Partire da dentro l'occhio verso fuori. Esatto. Bravi, bravi, stai riuscendo. Dopo lo ripulisci col correttore, stai riuscendo. O ci sono anche i cotton fioc. Ok. Guarda, questi qua piccoli sono anche di precisione. Quello non è importante, quello si ripulisce. L'importante è che fai, perché viene un pochetto più angolato. Certo. Sai cos'è però dell'intero dell'occhio? Che io ogni volta mi stropiccio la faccia. E poi magari quando sono fuori non mi rendo conto, ma me lo rovini. Ma te lo puoi fissare con un ombretto e vai tranquilla che ti puoi stropicciare e non succede niente. Perché tu mi hai insegnato che il disegno è tutto. È un po' il tuo mantra, cioè il tuo format. Sì, il disegno è tutto, perché faccio questi disegni strani, ma che poi alla fine hanno un senso. Cioè, lo devi vivere con me per capirlo, lo devi vivere. Certo. Un po' particolare, io sono artista pazza. Solitamente quando esco dai trucchi ho sempre le mani sporche, tutta piena. Cioè, invidio veramente i makeup artist che escono puliti, entrano, capito, col blazer, tutti ordinati. Io proprio devo pasticciare per fare il... Ti piace? Sì. Ecco, è il mio modo di essere proprio. Fatti vedere, pazzesca. Sì, mi fermo qua perché sennò quello di fare... Bellissima. Oddio. Prova leggermente a fissarlo, sfumalo con un marroncino, ok, così fai un pochetto l'effetto più diffuso, perché cioè, hai preso il nero, proprio per questo avevo selezionato il viola, proprio per la questione del... Sai che però a me piace tantissimo anche sfumarlo magari con, sì, un marrone, ma anche tipo sul rosso. Vero, vero. Lo so, a me rosso nero così piace. L'importante è che insomma fai una sfumatura. Quindi sei contenta del look che ho scelto? Ti piace? Mi piace un sacco. Però sono in un momento di concentrazione in cui deve essere perfetto. Perché poi io mi diverto a ricrearli a casa, perché sai... Ho visto, ho stalkerato, ho visto. Non ho proprio questa cosa di fare tanti make-up diversi. Per quanto mi piaccia il make-up, tendo poi a truccarmi sempre nello stesso modo. E ora come obiettivo ho detto... Devo cambiare, okay. Cercare di fare qualcosa di diverso. E, allora questo lo puoi aggiungere alla tua collezione. Adesso è tuo. Esatto. Sopra la teniamo nuda così la palpebra oppure no, vuoi... No, ho un'idea. Se mi dai un attimo arrivo. Che io mi perdo, non riesco a chiacchierare e toccarmi. Per me se no è difficile. Bene. È una sfida. Poi c'è la luce un po' contro, quindi non è proprio... Voleva metterti in difficoltà. Sì, ma a me va bene, cioè alla fine... Certo, mio... Io vado a essere qui oggi e chiacchierare con te. Stavo anche... E poi tu invece il make-up, mi hai raccontato tu. Del make-up, di come mi sono appassionata? Il tuo rapporto con il make-up, eccetera. Sì, perché comunque ho visto che è molto presente nella tua... Io per esempio non mi trucco mai. Cioè, non mi trucco mai se non per i video così. Invece ho visto che tu ci tieni comunque al... Sì, vorrei capire. Allora, mi piace molto. È sempre stato un mio momento personale perché mia nonna si è sempre truccata tanto. Le è sempre piaciuto molto. Andavo lì nella sua makeup collection. Ah, che bello. Setti. Lei mi diceva, dai, prova quest'altro. Lei si faceva sempre l'eyeliner, tra l'altro, in macchina. Quindi mi ha insegnato a farmi l'eyeliner e tutto. E poi quando sono stata un pochino più grande io ho avuto subito, quando ero piccola diciamo, un'acne molto presente, molto forte. E quindi da lì ho iniziato a sperimentare prima con il fondotinta, cioè per coprirlo, cioè per coprirla, sì, e poi mi sono appassionata anche a tutto quello che è ombretti, rossetti, appunto, che grazie bello. A mia nonna, eccetera. E poi da lì ho scoperto proprio l'amore per la creazione di make-up, disegni in generale. Una volta, quando ero più piccola, proprio facevo dei disegni, cioè farfalline, cuoricini, che eri un po' più piccola ovviamente, quindi carina. Sì, facevi cose un pochino più infantili. Poi crescendo ho scoperto anche tutto il resto. E... Ti insegno un trucchetto, scusate ti interrompo, adesso che c'hai il reverse cut eye, per guardare se sono simmetrici, alza la testa. Ma questo me lo facevi fare anche... Alza la testa e guarda se le lineette ti vanno bene.
cioè solo adesso capisci se puoi correggerle o meno. Che io qua non ti vedo. Scusa, ti ho interrotto, però ci tenevo a dirtelo. Boh, masterclass. E quindi la nonna, dicevi, è stata proprio la musa ispiratrice. E quindi lei... sì, assolutamente. E invece mia mamma non si è mai truccata, non gli è mai interessato nulla. E quindi la usavo un po' come cavia. E lei mi diceva, dai Elisa, truccami, fammi qualcosa. Perché comunque sono sempre stata abbastanza... Certo, quella capace della famiglia, eccetera, sì. Sì, sì. Io per esempio sono mega parte... Mia sorella non si fa truccare. No, non approfitta. Vuole mettere il suo correttore da sola, vuole mettere il suo mascara e il suo blush in crema. Secondo me poi quando hai delle persone anche al tuo fianco, della tua famiglia, che sono così brava a fare qualcosa, ti senti anche in difficoltà ogni tanto. Oddio, un po' sì, però non lo so. Cioè, strano. È bambina lei. Che ne approfitterei? Però lei non... Cioè, non si sente se c'è un full face, capito? Ok. È proprio più semplice. È solo correttore e mascara, per lei è tutto quello. Che ci sta, posso dire. Adesso va di moda anche quel trend di TikTok tipo I'm not that kind of girl. Quando esatto. Dicono, dai, mettiti correttore e mascara e via. E sì. Loro con un full face tipo, esatto. Non fa per me. Esatto. Cioè, proprio quello. C'avrei un'idea per la palpebra. Ah. Perché sia mai che adesso ti propongo sbrilluccicosa, molto sbrilluccicosa. Sei pronta? Vai. Allora adesso te lo passo. Mm-hmm. Faccio vedere l'occhio. Sono dei shimmer liquidi, io vado pazza per gli shimmer liquidi, però prima che ne trovi uno buono che resista, che non si crepa, passa un po'. Sì, prendo un pennello troppo grande. Allora, piatto ce l'hai? No. Di questo genere? No. Vabbè, l'importante è prendere un pennello. Ok. Lo metto proprio come fosse un lip gloss, tipo mezzaluna. Lo riempo leggermente. Che bello. Ok, tipo mezzaluna e poi sfumo. Vai. Poi lo tampono, non lo struscio, perché essendo liquidi poi faccio un casino. È tipo una specie di lip gloss. Esatto. Però questo rimane, è super long lasting, non fa le crepette, non si secca sulla palpebra, e questo mi piace un sacco. E proprio lo devi tamponare. Che bello, ma questo me l'hai messo anche alla prima? No, non era questo. No, ti ho messo dei topper. Vabbè, ma poi ne facciamo altri look, te li rimetto. E invece l'armocromia? Ti ci affidi, ti piace, non ti interessa? Allora, io faccio un po' a gusto e sentimento. Spesso ritorna nell'armocromia, nel senso che delle persone stanno meglio dei colori e questo lo rivedo poi. Però non è... Nel senso, aiuta, però se c'è un po' di buon senso, mm-hmm. ci arrivi, nel senso che una persona magari quel determinato colore sta un po' male. Certo, te ne rendi conto senza che qualcuno te lo dica. Esatto. Poi... Può aiutare sicuramente. Ho perso una setola. Ce l'ho sull'occhio. Ma che bello. Piace? Molto. Sai che io però non uso mai tipo argento, colori freddi, perché per quanto mi dicano, ad esempio, tu sei un... Inverno, no. Io voglio essere messa. Io voglio essere calda. Esatto, cioè alla fine uno fa quello che gli pare, no? Ma sì, perché alla fine è tutto come porti qualcosa, secondo me. Vero. Poi ovvio c'è cosa ti valorizza e cosa no, però poi se metti qualcosa che magari ti valorizza ma tu non ti senti, automaticamente non ci stai bene. Vero, assolutamente d'accordo. Quindi armocromia sì, ma fino a un certo punto. Ti piace, se c'è davanti qualcuno che piace il rossetto fucsia, anche se non le sta al top, glielo metti. Sì. Cioè, finché... E si vede che si sente bene, esatto, con quello. Quello per me è l'importante. Poi in conto se stiamo... studiando il look per red carpet e dico, cioè, esiste, però insomma dipende. Mm-hmm. Bene. Mascara, esatto, c'ho il piegaci, sì. Hai un tuo preferito? Mascara? Sì. Beh, che il Bendy Benefit. Sì, e il grande serie di Lacombe. Non l'ho mai provato. Sono i miei due prefe, sia per scovolino che per formula. Questo lo adoro. Infatti io ho la mini size con me, penso proprio usare quello. E il piegaciglia lo uso sempre? No, perché spesso mi faccio la laminazione proprio, non ho voglia, perché ho delle ciglia lunghe.
anche perché non adoro andare con questo arnese. Ma sto usando un siero, visto quello virale su TikTok. Ah, sì. E quindi adesso mi cadono proprio. Quindi... E funziona così tanto quel siero? Pazzesco. Provalo. È magia. Quello di Swig. Esatto. Bello. Che fa anche altri prodotti? Sì, io ho provato una matita, le ciglia finte sue l'ho sempre adorato, perché fece una collaborazione con una makeup artist che adoro, che è Nikki Makeup. Oh, sì. Non Nikki Tutorials, Nikki Makeup. Ah, allora no. Nikki Makeup ha il suo brand, è Nimia. Mentre... No, Nikki Tutorials. Nikki Makeup invece fa... cioè, è una celebrity makeup artist. Sì, la guardavo su YouTube. Bravissima. Riccia. No, aspetta, non è bionda liscia. No, lei è Nikki Tutorials. Sì, lei seguiva. Esatto, Nikki Makeup invece è riccia e lei mi piace tantissimo e fece queste ciglia collaborazione che sono le mie ciglia finte a ciuffetto preferito, che io metto sempre sulla ciuffetto. Lo mettiamo anche sotto il mascara? Sì, 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 sì. Bello comunque, da rivedere, migliorare tutto, però mi piace molto. Sei proud? Molto proud. Io sono proud, sei stata bravissima, cavolo. Grazie. Ma no, sono curiosa adesso di vedere anche le labbra, come farle. Pensavo a un glossato, cioè io ho portato un... non un vero e proprio gloss, tipo un... La... Sai quelli di Tarte che vanno ultimamente? Quella sorta di gloss solidi? Ho portato questo di Mario. Wow! Io una cosa simile, però è così. Molto bella. E, vado a sistemare un attimo quell'eyeliner qua, ok? Vai, vai. Anzi, fallo, perché ognuno ha una forma dell'occhio diversa. Uh-huh. E quindi così te lo definisci meglio. Vedi, così mi piace un po' più intenso, perché altrimenti io lacrimo tanto e il mio occhio tende solo a mangiarsi. Io vado sempre poi dopo con uno scolino, dopo come sto la maschera. Che è esploso? Il tappo, penso. Ok, ho fatto un click inquietante. Ok. Basta. Non andiamo ad aggiungere nient'altro, sennò faccio un... Casino. Allora, quando uso questo siero ho le ciglia pesantissime. Cos'è che fai? Lo metti tipo la sera? Sera e mattina. Pasta skin care, no? Su come fosse un eyeliner. Ma posso usare una di queste matite che mi hai regalato? Assolutamente sì. Mettiamo tipo un nude marroncino. Esatto. Esatto. Vai, ti aspetto. Che poi ti ho regalato perché mi hai detto che non l'hai mai provato, no. Mi hai detto di provarle. Le vedo sempre da un sacco di video, ma poi effettivamente non le ho mai provate. Che sistemo qua. No, sai che sono molto felice di questa chiacchierata, perché poi anche l'altra volta, insomma, che ci siamo viste, che dal motivo per cui ti ho anche fortemente voluta qua, mi sei sembrata proprio una ragazza... molto chiara, anche molto diretta, che non ha problemi proprio a dir le cose e soprattutto poi ad aiutare tramite magari le esperienze. Poi penso anche che proprio in generale parlare di salute mentale anche sia molto importante, e capisco in parte, perché poi non le ho vissute queste cose, però quanto sia anche difficile esporsi in maniera così nuda, perché come hai detto tu è pieno alla fine di persone che certe cose purtroppo non le capiscono e di conseguenza sono cattive. Davvero? Ti ringrazio. Mi sono anche un po' idratare e poi no, grazie. E invece, curiosità proprio mia, personale, chirurgia estetica, cosa ne pensi? Io sono assolutamente pro, io ho il filler alle labbra, perché per correggere il sorriso gengivale, cioè il sorriso, okay, gengivale, quindi così facendo
Qui, e quello, io ho fatto un filler al mento perché ci avevo parecchio tempo fa ormai, per via del doppiamento che mi è venuto con l'aumentare del peso, insomma, per avere un minimo di jawline un pochetto più definita, proprio per la questione tutorial, eccetera, non riuscivo proprio a vedermi proprio all'opera. E quindi quello sì, io so dell'idea che ognuno deve fare quel che cavolo gli pare. Poi c'ho sempre l'ottica che devi farlo con buon senso, non, cioè veramente non stravolgerti rovinandoti. Assolutamente. Finché aggiungi un valore, una caratteristica, un qualcosa che ti fa assumere sicurezza, ma che cavolo ti frega? Cioè, invece viene molto criticata questa cosa quando in realtà... Cioè, non a me. Certo, in generale. Sì, sì. Ma perché secondo me adesso che comunque si stanno soprattutto molto avanti col fatto di doversi... Cioè, che è giusto accettarsi, valorizzarsi, certo, tutto, ma... Però anche... Essendo gentili con ovviamente la propria persona, esatto. Però automaticamente anche magari quella roba di dire voglio correggermi perché è un mio desiderio avere le labbra un po' più carnose, se non un po' ma più prosperoso. Certo. Poi... Ma sai, anche uno spende centinaia di prodotti per farsi la skincare, no? Mm-hmm. Poi magari c'è quella ruga che vai di prodotti fatti apposta e ti fai il botox e hai finito. Cioè, un po' sì, però un po' capito, cioè, veramente alleviati la vita. Cioè. Comunque è bellissima questa matita. Ti piace? Tantissimo. Adesso stiamo tutte parlando un po' così, ricordo. Sapevo che ti sarebbe piaciuta. Stupenda. Questa la porta perché te non l'ho mai provata a cosa? Ma dire, hanno usato questo, sta di cioccolato. Mi mangiarlo. Sì, tipo montagna, rifugio, cioccolata calda. Io termino questo rossino. Poi vanno molto questi un po' gelli, un po'... Esatto, è tipo un gloss solido. Bello. Che bello! Niente, è stupendo! Tarte, lo fa uguale, Kylie. Anche... Cos'è Mario questo? No. Cos'è Mario? Bellissimo. Stai proprio bene. Va bene, anche tu. Io sto bravi cioccolato che mi fermo male perché poi mettendolo sulle labbra lo senti tu. Che buono! Okay. Direi che ci siamo. E direi che siamo anche molto soddisfatte. Assolutamente sì. Io sono soddisfatta di Eisa. Io ti ringrazio tantissimo per questa chiacchiera. E io ringrazio te. È stato bellissimo, un bel momento di condivisione, non vedo l'ora di conoscerti meglio, di sperimentare altri make-up, perché adesso basta, mi farò truccare da te, non ci sarà più questo confronto, te lo dico, mi truccherai e basta. Va bene, lo faremo molto volentieri. No, a parte gli scherzi, è stato molto bello e penso che tu sia proprio un bel esempio anche da seguire, se dovessi raccomandare dei profili che proprio dicono cose belle, sicuramente il tuo ci sarebbe. Ti ringrazio veramente tanto, sono contenta di essere qua. Perché, a parte che sei l'idolo di mia sorella, quindi cioè se lei mi dice no, è l'idolo così, quindi... La salutiamo! Ciao Sara! E quindi questo, e poi mi ha fatto veramente tanto piacere. Sai, spesso le social traspare altro, o comunque le persone ormai vengono disegnate per cose che non sono, quindi mi ha fatto piacere conoscerti per quella che sei, tanto. Grazie! Mi ha dato tanto piacere. Un momento emozionante, vi mandiamo un bacio, grazie mille per averci ascoltato. Grazie.